l'Italia che cambia siamo noi. Ho capito che il riciclo era qualcosa di molto importante, che non riguardava solo un fatto di automantenimento della propria vita, ma che poteva essere anche un messaggio, un punto di riferimento anche per altre persone, e comunque era anche un'esigenza sociale. E allora io mi sono chiesto, con il mio lavoro, come posso migliorare il sociale in cui vivo, come posso comunque anche migliorare me stesso. L'idea è nata quasi 7 anni fa. E mi trovavo ad Imola e facevo il cameriere barista. Ero un po' stanco e volevo fare qualcosa dove potessi esprimere le mie idee. Ho cominciato a creare prima dei presepi per Natale con dei materiali di riuso, e poi da lì mi sono spostato a fare dei quadri. Li ho esposti in un ristorante, li ho venduti tutti, mi sono incoraggiato, ho cominciato a fare anche ho provato con una parte delle lampade, sempre con materiale di riuso, perché era il materiale che si trovava gratuitamente. Ho cominciato a fare delle bancarelle, delle mostre, delle performance. Da 6 anni e mezzo questo è il mio lavoro, cioè vivo con le cose che creo. E da lì poi è nata l'idea, facendo un'indagine di mercato, vedere quante botteghe di riciclo ci stavano in Italia. Qui nel sud Italia c'è solo una realtà che è Scartoff in Puglia, e allora ho pensato di buttarmi in questa progettualità. Quadri che faccio, nessun quadro è fatto su tela. Il 100% dei quadri che faccio vengono fatti tutti con sempre su tavole, e non acquisto mai una tela, e sono tutte ante di armadio, di comodini, la parte di sotto dei cassetti, faccio le cornici. I materiali tantissime volte mi vengono portati qui, oppure mi chiamano a svuotare cantine, soffitte. Questo è il 50%, l'altro 50% viene trovato tutto accanto ai cassonetti della spazzatura. Questa qui è una vasca da bagno trovata accanto a un cassonetto della spazzatura. All'inizio è stato solo un fatto contingente, nel senso di necessità. Poi pian piano, con il tempo, ho capito che invece potevo spostarmi dalla necessità, dal bisogno, al valore. I miei acquirenti sono tantissimi e il target è ampio, dalle persone comuni che mi chiedono di fare dei quadri personalizzati oppure degli oggetti. Poi ci sono ristoranti, pub, bed and breakfast, più anche i bambini, perché io faccio anche, costruisco dei giochi fatti con materiali di riciclo, e faccio animazione di piazza anche nei compleanni, portando questi giochi per sensibilizzare i bambini al gioco manuale e al riciclo. Mi sono aperto una piccola bottega perché era quello che amavo fare. La mia idea era che questo spazio non doveva essere solo la mia bottega, ma volevo che fosse uno spazio, creare proprio appunto un museo del riciclo. Quindi ho fatto il passo più lungo della mia gamba, ho preso uno spazio di 150 metri più altri 200 metri all'esterno, in maniera da poter fare un progetto grande. Il mio sogno fra un anno è che questo diventi un museo del riciclo. Fra 5 anni vorrei che lo spazio che sta di fronte diventasse il primo parco giochi fatto solo con giochi di riciclo in Italia. E questo significa mettersi a disposizione, perché l'artista che vuole essere quotato sì, ne ha tutto il diritto, però è differente dall'artista che si mette a disposizione e usa l'arte sia per migliorare se stesso che per migliorare il sociale. L'Italia che cambia non esiste, perché è un concetto astratto. Esiste io che cambio. Se cambio io, cambia il mondo. Perché un'altra persona mi incontra e si confronta con me e dice: oh, guarda, c'è un altro punto di vista. Che cos'ho di meglio da fare se non cambiare me? Se cambio me, posso migliorare anche ciò
le persone che incontro, le cose che tocco, non accettare determinate cose. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.